Sindaco, nuove buone novità per il porto, soprattutto nel ripascimento e non solo. È segno che i lavori vanno avanti, siamo arrivati alla fase dell'escavo per la realizzazione del secondo molo e poi per tutta quella che sarà l'avamporto nuovo. Oltre ad essere questa già di per sé una buona notizia, significa mettere in gioco 55.000 metri cubi di sabbia per il ripascimento delle spiagge di Ponente e di Levante. Tenete conto che quando facciamo il ripascimento noi con l'amministrazione comunale, con i camion, le ruspe, eccetera, riportando un po' di sabbia, riequilibriamo normalmente 2-3 mila metri cubi, quindi 55 mila è una quantità enorme, il ripascimento di 20 anni fatto, siamo in piccolo. E la distribuzione prevista sono 15 mila metri cubi per la spiaggia di Ponente, che già l'anno scorso ne aveva avuti 25 mila con il primo molo, e 40 mila per la spiaggia di Levante, che l'anno scorso non aveva avuto questo tipo di beneficio. Quindi si tratta di non solo un bel risultato per il turismo, per le attività balneari, i bagnini, eccetera, ma anche dal punto di vista ambientale il sistema di recupero della sabbia è migliore, perché le alternative, le ricordo, era movimentarle con i camion, invece qui si fa con una pompa, vedremo un camion circolare legato al ripascimento della sabbia, o peggio ancora quando questi fanghi devono essere portati in discarica perché non sono a posto. Lì non solo il movimento dei camion, ma anche costi enormi. Si evitano queste due cose, il materiale è buono, l'anno scorso è stato accolto con grande soddisfazione, anche quest'anno ci permette di avere buoni risultati da tutti i punti di vista, sia per il porto che per le spiagge. In più in quella zona tanti altri interventi. Sì, sono in fase di gara altri due lavori, uno per 1,5 milioni di euro, quindi un lavoro importante che riguarda il proseguo della sistemazione delle banchine della parte storica, siamo arrivati nella parte finale, vicino alla rotonda con Via Cecchi, e ricordo che l'anno scorso è stata fatta la parte più a monte, e una quantità di arredi per circa 180 mila euro che daranno nuove bitte, una nuova sistemazione e pavimentazioni a quello che è il porto, continuando questa opera non solo di ampliamento ma anche di riqualificazione del porto attuale. A dicembre è prevista l'apertura della capitaneria nuova lì, finalmente nel porto, perché oggi ricordiamo è lungo la statale, e portare la capitaneria sul porto significa non solo, insomma, dare una casa nuova e sistemata a chi ci lavora, ma anche un rapporto più stretto e più efficiente con l'attività portuale stessa. Ma stare sul porto è una cosa diversa che deve stare a qualche chilometro di distanza, quindi più immediatezza nei rapporti, una maggior presenza. E viene recuperato anche la palazzina ex Genio Civile Opere Marittime vicino alla Rotonda Bruscoli, per intenderci, chiusa da tantissimi anni per gli alloggi funzionali sempre alla vita della capitaneria. Un periodo di grandissime attività, di forti investimenti, chiaro il porto magari ne avrebbe bisogno ancora, però certo si vede che queste attività, questi lavori segnano un periodo particolarmente fortunato per il porto di Pesaro. C'è stata qualche polemica sul campo di calciotto a Villa Fastigi, c'è chi dice che non è un campo di calciotto in realtà perché non soddisfa alle misure stabilite. È che il problema di fondo è che non esistono misure stabilite, però la Federazione Gioco Calcio non prevede un'omologazione di campi da calciotto, quindi non esiste una misura nazionale. Sono le singole associazioni che quando organizzano i tornei fissano una misura chiaramente compatibile con 16 giocatori che occupano un campo. A seconda dell'associazione che vai, il regolamento che trovi, cioè si va dal 50 per 30, il minimo che abbiamo trovato, a 70 per 40, il massimo che abbiamo trovato. Il nostro campo è 60 per 30, quindi sta dentro queste misure, e significa che a calciotto si gioca bene. Poi sta a chi organizza il torneo, all'associazione, che non ha nessun tipo di vincolo, non ha vincoli nazionali, non esistendo questa misura di carattere nazionale, stabilire la misura. Se stabilisce che 60 per 30 rientra fra le misure valide, quello è un ottimo campo da calciotto, forse diventerebbe il miglior campo da calciotto della provincia, ma è nella volontà dell'associazione che organizza. Quindi la misura data da noi sta dentro il campo, chiamiamolo oggi riconosciuto come dimensione per un campo da calciotto, poi chi lo vuole utilizzare, chi organizza il torneo, basta che sceglie misure compatibili con questo.